Si chiamava Vitaly Melnikov e pensate che era uno scienziato russo il quale sarebbe morto per colpa di un grave avvelenamento provocato da funghi. Si tratterebbe di una morte accidentale che però sta creando non poche polemiche. C'è stato lo schianto poche settimane fa della sonda russa chiamata Luna 25 e questo scienziato sarebbe morto per causa di un'intossicazione da funghi. Infatti, 14 giorni dopo lo schianto di questa navicella, uno di questi professori, che tra l'altro è uno dei migliori di tutta la Russia, sarebbe stato fatto fuori da avvelenamento da funghi. Il professor Vitaly Melnikov stava lavorando in qualità di capo dei servizi missilistici e pensate che purtroppo è morto. Una morte avvolta nel mistero. I più sostengono che abbia avuto un'intossicazione da funghi, ripeto di nuovo, ma non è certo e non è sicuro questo dato che vi sto mostrando, come vi sto fornendo. Ci sono molte fonti misteriose, non si sa quello che effettivamente parla del successo, si sa soltanto che questo era uno dei migliori scienziati di tutta la Russia ed era uno dei più studiosi accreditati di tutto il territorio russo. E lo sapete bene, la Russia è un territorio enorme, gigantesco, vastissimo. Quindi aveva veramente un grande potenziale. Chissà che fine abbia fatto. Ripeto, si parla, si tratta, forse, di un'intossicazione da funghi. E il video termina qua, iscrivetevi, commentate, anche Vladimir Putin ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia. L'uomo aveva 77 anni di età ed era tra l'altro a capo di un dipartimento specializzato di un'azienda per progettare veicoli spaziali e razzi chiamati RKK Energia. Ciao a tutti da Narrato.